Amo. Buonasera. Allora, siamo reduci da due partite giocate in trasferta. Due partite dal punto di vista del gioco dove abbiamo dimostrato di avere anche delle qualità e dobbiamo cercare di migliorare quegli aspetti che non sono andati per il meglio nelle due gare che abbiamo svolto fino adesso. E domani affronteremo una squadra che ha grande fisicità, grande qualità tecnica, con giocatori che per il 93% della rosa giocano all'estero in squadre di buon livello e credo che l'impegno domani sera sia molto difficile per noi, ma che cercheremo di trarre insegnamento dalle due partite che abbiamo giocato in precedenza. Hamıya salam. İki dənə səfər oyunumuzdan sonra sabah ilk Bakıda ilk oyunumuza çıxırıq. Deyə bilərəm ki, bu iki oyunda biz bəzi keyfiyyətlərimizi göstərə bildik. Bu iki oyunda təbii ki, bəzi aspektlər, çatışmayan aspektlər var və biz bunları yaxşılaşdırmalıyıq. Sabah çalışacağıq, bunları eləyək. Sabah oynadığımız komanda güclü bir rəqibdir. Fiziki baxımdan güclü bir komandadır. Texniki baxımdan da çox güclüdürlər. Deyə bilərəm ki, 95% hamısı xaricdə oynayır. Sabah çox ağır oyun bizi gözləyir. Hamıya salam. Mən də deyirəm ki, məşqçi deyən kimi Serbiya çox çətin rəqibdir. Başa düşməliyik ki, onların komandasında bir oyunçular oynayır, amma yenə də biz çıxacaq 100% əlimizdən gələn eləyəcək, çalışacaq ki, yaxşı nəticə verək. Çünki bizə heç nə itirmirik. Çünki bizə lazımdır ki, çıxmaq, maksimum məşqçinin sözünü yerinə yetirmək, çalışacaq ki, qələbə qazanaq. Beh, diciamo che sono state due partite completamente diverse, con avversari di altro livello. Io credo che con il Portogallo abbiamo pagato all'inizio un po' troppo il timore di avere di fronte un avversario di nome con grandi calciatori. Nel secondo tempo abbiamo capito che anche noi possiamo fare le nostre partite e competere con i nostri avversari con grande qualità se giochiamo da squadra e se siamo convinti delle cose che proviamo in allenamento. Io sono convinto che la squadra abbia dimostrato di avere anche carattere. Dobbiamo averlo dal primo minuto di gioco, anzi dal primo secondo di gioco. E per quanto riguarda invece la partita contro il Qatar, è una partita diversa perché ho fatto giocare tutti i giocatori che non avevano giocato poco con la nazionale e che avevano anche alcuni qualche difficoltà dal punto di vista della tenuta fisica. Nel primo tempo abbiamo fatto, secondo me, una buonissima partita, potevamo anche fare un gol in più e probabilmente.